Benvenuti ad una nuova puntata della Salute si fa in quattro. Salutiamo subito il nostro ospite, il dottor Cosimo De Chirico. Buongiorno dottore. Buongiorno. Il dottor De Chirico è direttore dell'unità cure palliative all'UIS 4 Veneto Orientale, ma è anche componente del coordinamento regionale di cure palliative. Come avete capito, l'argomento di oggi è questo e inizierei subito, dottore, da una curiosità. Perché il nome e il termine cure palliative? Il termine deriva dal latino pallium, che vuol dire mantello, ed è fa riferimento a San Martino. San Martino, durante un percorso a cavallo di perlustrazione, incontra un mendicante, si taglia metà mantello per coprire questo mendicante seminudo. E quindi è molto suggestiva questa storia, no? Per cui le cure palliative, appunto, hanno proprio questo scopo di proteggere, di dare calore. Cure palliative sono in realtà delle cure di sollievo che vengono rivolte alle persone che hanno una malattia inguaribile. Cure di sollievo vuol dire far vivere la migliore qualità di vita possibile. E non ci riferiamo soltanto agli aspetti fisici. Sappiamo il dolore che è il problema di cui le persone si preoccupano maggiormente, e ha ragione, ma non c'è soltanto il dolore e gli altri sintomi, ma ci occupiamo anche dei problemi psicologici. Questi pazienti vivono come dire, un disagio legato alla paura per il futuro, l'incertezza, la preoccupazione per i familiari. E poi ci sono problemi di natura spirituale, esistenziale, anche se, come dire, in maniera inconsapevole c'è sempre la domanda di fondo: che senso do alla mia vita in un momento in cui, di difficoltà, in cui la mia vita si sta per concludere? Ecco, quindi le cure palliative si prendono cura di tutte queste problematiche. Tradizionalmente erano riservate ai malati di tumore nelle ultime settimane di vita. Okay. E quindi l'accompagnamento delle persone quando non ci sono più terapie specifiche volte ad allungare la vita, occorre migliorarne la qualità. Ma oggi ci impegniamo sempre di più nelle cure palliative precoci, perché sappiamo che le persone prese in carico precocemente hanno una qualità di vita migliore, oltre che una aspettativa di vita migliore. Per esempio, i malati di tumore che vengono curati con le terapie oncologiche, che può essere chemio o radioterapia, e che stanno male sia per la malattia ma anche per gli effetti collaterali, queste persone che stanno male hanno bisogno di cure palliative, che chiamiamo simultanee, con cui noi aiutiamo ad affrontare meglio queste terapie, che risultano più efficaci e di qualità migliore rispetto alle aspettative dei malati. Quindi questi malati svolgono una parte di terapie, di cura in ambiente sanitario, ospedaliero, quello che è, poi voi entrate in ballo al domicilio, giusto? Perché comunque magari il malato, che possa terminale o meno, magari vuole anche vivere a casa con i familiari. Esatto. In questi momenti. Esatto, i malati che stanno facendo chemioterapia, che hanno per esempio problemi di nutrizione, piuttosto che di dolore importante, piuttosto che di altri sintomi legati alla chemioterapia, che può essere il vomito, può essere i disturbi respiratori e così via, noi ci occupiamo di tutta questa problematica a domicilio, affiancando la nostra attività a quella degli oncologi. Lavorando insieme, i pazienti sicuramente stanno meglio. Sì, le cure vengono svolte prevalentemente a domicilio. I pazienti sono segnalati principalmente dai medici di famiglia. Tra l'altro, mi scusi, vediamo delle immagini proprio registrate a domicilio durante alcuni dei loro interventi.
Sì, vengono segnalate dai medici di famiglia quando i pazienti sono a casa, oppure sono segnalati dall'ospedale, dal medico dell'ospedale, quando il paziente è ricoverato, e noi valutiamo i pazienti in ospedale prima della dimissione in modo che questa sia protetta ed evitiamo che ci siano soluzioni di continuità dall'ospedale al territorio. Alla stessa maniera segnalano gli oncologi per i pazienti, come dicevo prima, che hanno chemioterapia. E quindi a domicilio noi seguiamo queste persone con un approccio che è quello della presa in carico. Cosa vuol dire presa in carico? Presa in carico vuol dire preoccuparci del malato e della sua famiglia. E quindi pianifichiamo gli accessi e le cose da fare sulla base dei bisogni, non su chiamata del paziente. Abbiamo già un programma che definiamo insieme al medico di famiglia, che gestiamo poi insieme a domicilio. Poi, se il paziente ha bisogno per problemi emergenti o i familiari, possono contattarci in qualsiasi momento, perché siamo operativi 7 giorni su 7, H24, con la presenza dell'infermiere di notte, che per telefono dà dei sostegni, dei supporti, con eventualmente l'attivazione dei medici di continuità assistenziale. E qui apriamo un'altra parentesi. E chi attiva questo servizio? Viene richiesto da chi? Dai familiari, dal medico di famiglia? Sì, come dicevo prima, gli attori principali sono medico di famiglia, medici dell'ospedale, qualsiasi reparto, oncologia. Questi attivano, quindi riceviamo la segnalazione tramite una centrale operativa territoriale, la cosiddetta COT, che recepisce tutte le domande, le trasferisce alla segreteria dell'unità di cure palliative e quindi noi ci attiviamo mettendoci in moto con tutti, come dire, avviando le relazioni con tutti gli attori che sono in campo, perché poi a domicilio c'è l'equipe dedicata di cure palliative, che è il palliativista, l'infermiere, la psicologa, e con i medici di famiglia, con cui c'è una collaborazione molto stretta, ed eventualmente l'assistente sociale quando è utile. Voglio sottolineare l'importanza della rete. La nostra non è una struttura fisica, non è un reparto ospedaliero, è dove i pazienti sono ognuno nella propria stanza. Noi abbiamo come ospedale un territorio che va da Cavallino Tre Porti a San Michele al Tagliamento e le stanze sono le case dei malati. Quindi immaginiamo quali sono le problematiche complesse che tutto questo comporta, che noi riusciamo ad affrontare nel modo migliore attraverso una bella intesa che c'è con gli attori in campo, che sono i medici di famiglia, la continuità assistenziale, l'ospedale. Abbiamo spesso bisogno dell'ospedale per alcuni interventi che non si possono svolgere a domicilio e c'è immediata disponibilità, così come l'ospedale ha bisogno delle cure palliative per l'accoglimento e le dimissioni dei pazienti con l'oncologia. E, come dire, una medicina basata sulle relazioni. Ci racconta, ad esempio, per chi magari non ha mai avuto a che fare con questa realtà, come avviene un'uscita, chi arriva a casa del paziente, cioè la partenza, l'uscita, che cosa, un'uscita tipo, ad esempio, che cosa viene fatto poi al paziente? Sì, un'uscita tipo è, la mattina noi ci incontriamo in sede che è a San Stino, nella nostra sede di San Stino, insieme a medici, infermieri e psicologi, discutiamo sul piano della giornata. Si distribuiscono i compiti, si va a casa, si bussa alla porta, perché questo è un altro aspetto importante, andiamo in casa degli altri e quindi chiediamo della signora Maria come sta, quali sono i problemi e quindi si svolgono i trattamenti già programmati oppure emergono problemi nuovi, quindi si discute e si svolge l'attività. L'equipe è formata, infermiere, medico, come è formata l'equipe, in genere? L'equipe minima è medico palliativista, infermiere, medico di famiglia, psicologa. Questa è l'equipe minima. Poi si aggiungono altri attori in base alle necessità, in base ai bisogni.
attività complessa, anche non facile, credo, da fare. Sì. Voi vi trovate davanti a situazioni molto difficili, penso. Non è, per voi è facile affrontare questo? Anche c'è qualcuno di voi che, insomma, ogni tanto ha dei periodi, non, credo non sia facile, umanamente, dico. Sì. Ma noi siamo sostenuti da, fondamentalmente, da quel sorriso che riceviamo dalle nostre, dai pazienti che seguiamo. Avere un ritorno con un sorriso è quello che ci ripaga di tutti gli sforzi. Non è un lavoro questo che viene scelto come ripiego, questo è un lavoro che viene scelto. Quindi, oltre a delle competenze tecniche, ci vuole una predisposizione umana. E noi, come dire, anche in questo periodo di pandemia, infatti volevo arrivare, oltre alla difficoltà del lavoro normale, ci avete avuto anche il problema della pandemia, quindi la preoccupazione del contagio, del difendersi, no? Questa situazione. Sì, infatti noi in questo periodo abbiamo mantenuto la nostra metodologia. Abbiamo visitato i pazienti a casa, con le protezioni ovviamente, e non abbiamo fatto mancare l'assistenza, anzi l'abbiamo implementata perché, sia per richiesta dei malati stessi e dei familiari, ma anche per una nostra predisposizione, volontà di aiutarli a casa anche nelle situazioni di emergenza, per evitare che queste persone andassero in pronto soccorso in ospedale, già sovraccarichi delle richieste per via della pandemia. E quindi siamo riusciti anche a gestire pazienti Covid a casa e accompagnati alla fine della loro vita. Vi è spontaneo chiedere una domanda secca: la gente in queste situazioni preferisce di più essere curata a casa, o, cioè, la tendenza qual è? È sempre quella di curare più a casa i pazienti o in ospedale? Decisamente sì, le persone, ma questo ce lo dice la letteratura, ce lo dice l'esperienza quotidiana, le persone vogliono stare a casa quando è possibile. Ci sono delle situazioni complesse, vedi persone singole, vedi persone, un carico assistenziale importante, in famiglie fragili, allora noi anche in queste situazioni offriamo un'opportunità alternativa, che è l'hospice. L'hospice è il luogo specialistico di cure palliative dove vengono assistite le persone che per motivi sociali non possono rimanere a casa. Certo. Qualche numero sulla vostra attività, gli utenti in carico che avete, per rendere un po' anche le dimensioni del lavoro che fate? E questo è un aspetto importante, ci sono alcuni numeri per dimensionare il nostro lavoro. Nel 2020 abbiamo assistito circa 600 persone, dietro un numero c'è una persona, dietro quella persona c'è una famiglia, ci sono gli amici, i parenti, i conoscenti, dietro ogni persona c'è una comunità di cui noi dobbiamo tener conto, perché la persona è inserita nelle sue relazioni sociali, non è un qualcosa, non è un'isola. E, la maggior parte del tempo, la maggior parte di queste persone, scusate, sono state assistite a casa. Circa 50.000 giornate di assistenza fornite nel 2020, oltre il 90% a domicilio. Abbiamo fornito 44.000 giornate di assistenza a domicilio. E quindi, come dire, è una condizione che noi definiamo win-win, in cui vincono tutti. Vince il bilancio di un'azienda, perché le cure palliative a domicilio costano poco rispetto ai ricoveri ospedalieri, un settimo almeno. Vincono i pazienti e le famiglie perché stanno meglio, vinciamo noi anche perché siamo gratificati. E, come dire, noi ci stiamo impegnando e ci sforziamo sempre di più a garantire due dimensioni: la qualità delle cure e l'equità. Cioè, ci impegniamo a dare cure di
qualità migliore possibile al maggior numero possibile di persone che hanno bisogno di cure palliative. E devo ringraziare la nostra direzione strategica dell'azienda USL 4 perché crede in questo progetto. E perché, come dire, non è semplicemente un adempimento giuridico, perché c'è la legge 38 che disciplina le cure palliative, ma è un atto di civiltà che noi dobbiamo a tutti i nostri cittadini. Perfetto, perfetto. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Ringraziamo il dottor De Chirico, complimenti per il lavoro che state svolgendo. L'appuntamento è alla prossima settimana.